Eccoci, ciao e benvenuto, benvenuta in questo nuovo video. Io sono Luca, nella mia quotidianità aiuto e guido imprenditori, business e professionisti a crescere e svilupparsi attraverso il marketing online. In questo video voglio condividere con te alcune tips, alcuni consigli che puoi utilizzare quando dovrai andare a creare una landing page, una pagina di atterraggio, una sales page per i tuoi clienti o comunque per la tua attività, per mostrare i servizi, per mostrare e promuovere i servizi o prodotti che offri attraverso la tua attività. Innanzitutto partiamo semplice. Che cos'è una landing page e che cos'è quindi una pagina di prevendita? Nell'affiliate marketing viene definita pre-lander ed è una pagina dove si dirige il traffico per scaldarlo, quindi per fargli toccare un po' più con mano quello che è il prodotto o servizio che vogliamo offrire loro. Questa pagina ha l'obiettivo di generare l'interesse delle persone verso il prodotto o servizio offerto o verso l'offerta proposta. La CTA, quindi la call to action, l'invito all'azione finale di questa pagina, è solitamente un pulsante che porta le persone direttamente alla pagina di vendita dell'offerta, ad esempio, oppure una pagina dove possono lasciare il loro contatto per essere ricontattati e quindi per approfondire un pochettino, il servizio o prodotto di cui si stava parlando nella pagina. L'obiettivo di questa pagina è ovviamente quello di far sì che le persone acquistino o comunque convertino, di ottenere nuovi contatti, nuovi clienti, o meglio, nuovi contatti che si tramutano, nuovi contatti di potenziali clienti che poi si tramuteranno in potenziali clienti o in clienti a tutti gli effetti. Se ad esempio devo vendere l'offerta di un integratore alimentare, il network di affiliazione o e-commerce mi consegnerà un link di affiliazione che porta alla pagina di vendita dell'integratore. L'affiliato invece che mandare il traffico direttamente alla pagina di vendita lo manderà su quella che è una landing page, quindi la pre-lander, una pagina di pre-vendita realizzata ad hoc in prima persona, quindi dove una pagina dove si vanno, poi lo vedremo, ad evidenziare tutti gli aspetti del prodotto o servizio di cui si parlerà, che si sta cercando di vendere. Questa pagina cosa farà? Esalterà i benefici del prodotto e porterà l'utente a convincersi dell'acquisto, almeno se strutturata nel modo corretto. Dovrebbe essere così. Al termine della pre-lander ci sarà quindi un pulsante che attraverso il link di affiliazione porta l'utente alla pagina di acquisto dell'offerta, molto semplicemente. Quali tool usare, strumenti utilizzare per creare delle landing page efficaci? Per crearla puoi utilizzare servizi come WordPress, ClickFunnels, OptimizePress, Unbounce, Leadpage, InstaPage. Io personalmente utilizzo WordPress con l'integrazione con di Elementor. Un altro servizio che puoi usare è Banners Landers, paghi e ti fanno la landing, ma offrono anche un altro genere di servizi. Personalmente, il mio consiglio è quello di imparare a utilizzare WordPress e al suo interno imparare a utilizzare e sfruttare la potenza di Elementor. Come costruire una landing page efficace? Qui di seguito vedi un po' tutto quello che dovrà esserci all'interno della tua landing page per renderla appunto efficace e che porti l'utente a convertire o comunque a eseguire l'azione da te richiesta o voluta. Quindi, come prima cosa, ti suggerisco di inserire case studies, testimonianze e storie personali. Inserisci testimonianze prima e dopo l'acquisto del prodotto per dare comunque riprova del fatto che sia un prodotto di qualità. Parla del problema che il servizio risolve e non del servizio in sé. Sfrutta l'emotività delle persone, non la logica. Inserisci, se ne hai, dei video all'interno della pagina. I video al giorno d'oggi sono molto importanti e sono quelli che fanno la differenza piuttosto che immagini statiche, perché attraverso il video si riesce a creare relazione, si riesce a entrare in empatia con l'utente che sta dall'altra parte, quindi è fondamentale utilizzare video piuttosto che immagini statiche. Usa la scarcity, quindi offerte limitate, con dei timer di scadenza, cose di questo tipo. Inserisci anche quella che è una live chat sulla pagina, che può essere una modalità con cui le persone che vogliono approfondire un po' di più il prodotto o servizio ti scrivono direttamente per ottenere ulteriori informazioni. Questa cosa aumenterà notevolmente quello che è il conversion rate della pagina. Assicurati innanzitutto che sia veloce a caricarsi. Puoi usare Pingdom o Web Page Test per testarne la velocità. Mi raccomando, questa cosa è fondamentale, perché le persone ad oggi vanno molto veloci online, danno un'occhiata di qua, un'occhiata di là e quindi avere una pagina che quando una volta che ci clicchi sopra ci carica nel giro di 2-3 secondi è fondamentale. Fai dei test degli elementi grafici,
con strumenti come Visual Website Optimizer per capire cosa funziona, non funziona, il classico test che può essere su un bottone con una dicitura piuttosto che con un'altra dicitura, oppure anche solo cambiando il colore. Concentra gli A/B test sugli strumenti più importanti, quindi headline, grandi immagini, testo dei pulsanti, come ti dicevo. Elimina qualsiasi scritta, aggiungi al carrello e sostituiscila con acquista ora. Sembra una cavolata, ma è molto importante perché tu vuoi un'azione specifica da parte dell'utente, non è l'aggiunta al carrello, ma è l'acquisto di quel prodotto o servizio. Oppure il fatto di dover lasciare il tuo contatto, quindi clicca qui per lasciarci il tuo contatto. Evita sulle landing page, sulle pagine di prevendita, qualsiasi link esterno che portino fuori le persone dalla pagina specifica, perché ovviamente in quel modo andresti a distogliere l'attenzione dell'utente dall'azione che effettivamente tu vuoi che faccia, e quindi potenzialmente il tasso di conversione, il conversion rate, si abbasserebbe notevolmente. Domande da porsi per scrivere un copy efficace all'interno della landing page. Qual è il problema che risolve il tuo servizio? Cosa rende il tuo servizio in grado di risolvere quel problema? Cosa desidera veramente il tuo pubblico? Quali sono i luoghi comuni e pensieri che potrebbero condividere le persone del tuo target? Un po' quella che è la sezione delle FAQ, delle Frequently Asked Question, fondamentalmente. Mi raccomando, poniti queste domande prima di iniziare a costruire la tua landing page e poi strutturala come abbiamo visto prima. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!